Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se parlo così, ma è tardi, è tardissimo da me. Questo video credo che uscirà di mattina. Comunque vorrei iniziare questa serie dove vi racconto delle creepypasta che ho inventato io. Iniziamo. Il nostro capo era molto severo, non accettava poco, voleva il meglio di noi e se noi non lo davamo, lui ci licenziava e ci dava come paga solo 3 euro. Eravamo degli sviluppatori di Sonic, però un giorno, frugando, no, andando un po' a frugare nell'ufficio del nostro capo, ci imbattemmo in questa cassa un po' rossa e un po' nera, con su scritto sopra gioco non ancora in fase. Poi aveva messo la cassetta, però non c'era un Sonic normale. Un Sonic tutto nero e non era Shadow, con occhi bianchi luminosi. A un certo punto la schermata diventò nera e scesero delle macchie rosse che formavano la scritta Buona avventura. A un certo punto avevamo visto Dark Sonic, un personaggio di Sonic tutto nero, e c'era scritto che era Dark Sonic. Con questo personaggio non ci potevamo muovere, ma ci muovevamo con una specie di Tails, o tutto bianco. A un certo punto arrivò Dark Sonic a fermarci, ci teletrasportò via e tagliò le orecchie di quel Tails. Noi eravamo sbalorditi, quel gioco finì così. Con la sua testa mozzata, prendeva gli organi suoi e gli torturava. Era un vero incubo. Scoprendo questa cosa, non volevamo dire niente al capo, perché avevamo paura che ci poteva licenziare tutti, anche l'amore era molto severo. A un certo punto arrivò quella specie di Sonic, lupo mannaro, insomma. Lì alla schermata di gioco, che però era fermo lì, e intanto gli si erano staccati gli occhi, intanto che Dark Sonic stava torturando quel Tails bianco. Eravamo veramente senza parole, non sapevamo cosa dire. Era uno spettacolo osceno, più di quello di Sonic.exe. Alla fine abbiamo chiamato la polizia per dirgli di questa cassetta. E poi abbiamo mandato la cassetta alla polizia e anche fatto vedere il video. I poliziotti non riuscivano a capire. Però poi è arrivato uno di polizia che ha detto: fermi tutti! Io lo so che l'ha fatto tanto tanto tempo fa. C'era questo ragazzo disperato perché i genitori si erano lasciati. Non stava tanto bene, insomma. Diceva che la sua vita era pessima, che si voleva suicidare. Però così creò Dark Sonic. Quindi questa cassetta fu ripresa, vista. Però non volevano un Sonic così che uccideva tutti. Volevano che fosse per bambini. Così è nata l'agenzia di Sonic. Forse il vostro capo l'aveva per tenerla nascosta. Dicono che ogni volta tutti gli sviluppatori di Sonic devono avere quella cassetta per vederla e avere forse nuove idee. 2 settimane fa dalla cassetta, a un certo punto è successa una cosa terribile. Non me lo scorderò mai.
uno che lavorava all'agenzia di Sonic stava facendo la doccia. Poi a un certo punto, non so come mai, i suoi l'avevano visto morto. Dissero che qualcosa dalle tubature della doccia l'aveva trascinato via. È stato uno spettacolo orrendo. Ormai tutti gli sviluppatori, a parte me, stavano giungendo quasi a morire. Perché io ero l'unico che non aveva visto quello spettacolo, perché era andato in bagno nel momento. Me l'avevano raccontato quando tutti gli sviluppatori erano morti. Poi scoprì questa cosa. In ufficio eravamo solo io e il capo. Poi il capo scoppiò a impazzire e si buttò giù dalla finestra. Poi feci questa ricerca. Io presi il computer e analizzai bene la cassetta e il nome di quello lì che l'aveva scritta. Poi avevo visto che il nome e cognome corrispondevano al capo. Quindi subito ho capito che quando il capo era giovane ha fatto quella cassetta e si è buttato giù dalla finestra perché sapevano tutti il segreto. Ormai ora sono abbastanza vecchio e Dark Sonic è un personaggio che mi inquieta ancora. Quindi ragazzi, io vi dico ciao. Perché è finito il video, spero che questa creepypasta che ho inventato vi sia piaciuta, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!